pure. Avvertimi se hai bisogno di qualcosa, o va a sederti vicino al fuoco e ti manderò qualcuno. Come vanno le elemosine oggi, Brenwyn? Sadia, pure, svegliati. Schernisci il mendicante, sì, del mamma. Paese come fanno tutti. Ma ho il diritto di rovistare, giusto? Non faccio del male. Vuoi bere qualcosa? Dipende. Hai sete, fame o entrambe le cose? Per favore, basta domande. Ti conviene ricordartelo. No, Sadia. Sì, mamma? Stasera mi serve che tu pulisca il pavimento con maggior vigore. Hai bisogno di qualcosa? Oh, Adrian, la sua forgia si trova all'esterno. Si chiama Vergine della Guerra, in suo onore. È il soprannome che le diede suo padre da piccola. Da quanto ho sentito dire, si dilettava con le spade già allora. A ogni modo, le nostre merci sono resistenti e i prezzi onesti. Cosa si può volere di più? Un giorno dobbiamo berci una pinta insieme, tu e io. Quando avrò guadagnato abbastanza commerciando con le carovane Khajiiti, acquisterò la giumenta bardata da Ulda. Prima che mamma e papà morissero, ho promesso loro che sarei diventata il mercante più in gamba di Skyrim. Ho incontrato uno dei capocarovana, Madran. Ha detto che potrebbe darmi una mano, ma prima devo procurargli una zanna di mammut, e non è facile. Lo faresti? In cambio potrei insegnarti un paio di cose sul commercio. Ti tornerà utile per fare buoni accordi in futuro. Sì, questi Khajiiti si guadagnano da vivere viaggiando e vendendo le loro mercanzie. Non deve essere facile. Vivere a Skyrim è già abbastanza difficile quando hai un tetto sulla testa. La cosa peggiore è che nessuno li vuole nelle città, perché nessuno si fida di loro. A dire la verità, sì. Con me sono sempre stati corretti per quello che posso dire. E un Nord sa riconoscere un bugiardo quando ne vede uno. Quello che sanno tutti quanti, sono il popolo felino di Elsweir. Grandi guerrieri, ottimi mercanti. A giudicare da quello che ho sentito, Elsweir non assomiglia a Skyrim. È ricca di foreste tropicali e zone desertiche. Deve essere un posto orribile. Addio. Questa è una delle preferite della gente del posto. Lavoro per Beletor, all'Emporio. Parla di Ragnar il Rosso. La sicurezza a Whiterun è pessima. Una vera vergogna. Nessuno lo attendesse quel dì. Entrò tracotante brandendo la lama, urlando sbavaldo di gloria e di fama. Ma poi tutto un tratto il tono scemò quando dì Matilda lo sguardo. Credi di poter incrociare la lama con me? Ti ucciderei nel giro di 6 secondi. Il fuoco della battaglia è in grado di forgiare le lame più robuste. È un antico proverbio nord. Certo, e poi una vera nord non si lascia mai sfuggire l'occasione di dimostrare il proprio valore. Hai per caso parlato con quei compagni? Sono una testa calda a sentire loro. Che mucchio di patetici e deboli codardi. Non è stata colpa mia. Gli ho già ripetuto più volte che è stato un incidente. Volevano che dessi prova del mio valore. Così mi hanno messo contro un ridicolo fanciullo, al quale erano a malapena spuntati i primi peli sul mento. Probabilmente non credevano che una donna avrebbe potuto fargli del male. Non volevo ucciderlo. Perché avrei dovuto farlo di proposito? Ho solo perso il controllo. Bene, ora basta parlare. Hai bisogno di qualcosa? Sì? Questo lavoro mi piace, certo, ma sono comunque pronta ad andare in pensione. Ho pensato di vendere la locanda a Isolda. Cos'è che ti serve, comunque? E cosa posso portarti?
Immagino tu abbia visto il verdorato. È un grosso albero, completamente bruciato, al centro del distretto del vento. Fa parte del tempio di Kinaret. La gente ha invitato Danica a prendere provvedimenti, ma non so cosa si aspettino da lei. I compagni, a Jorvaskor, stanno reclutando nuovi membri, a quanto ne so. Avrei dovuto capirlo. Il tuo posto è in quell'Accademia Winterhold, con i tuoi simili. Non immagini cosa potresti imparare dal mago dello Jarl, un Nord. Bevande per gli assetati e cibo per gli affamati. Se hai bisogno d'altro, chiedi pure. Preparati, Ulfric, assassino. Salute, viaggiatore. Cosa ti porta a Whiterun? Rideremo di te. Davvero? Ah, per sure. A questa città farebbero comodo altri come te. Allora va a Dragonreach e cerca lo Jarl. È il signore di Whiterun e può metterti sulla buona strada. Proprio così. Qui c'è tutta la mia vita. Noi guerrieri nati siamo qui sin dall'inizio, insieme ai Manto Grigio. Le nostre famiglie sono molto unite, da generazioni. Ma la rivolta di Ulfric Manto della Tempesta ci ha divisi. Ora riusciamo a malapena a guardarci senza venire alle mani. Tutto ciò è triste. E folle. Dicono che i draghi sono tornati a Skyrim. Questo è un problema davvero grave. Non so se accettano nuovi membri al momento, ma dovresti rivolgerti ai compagni. Sono nella loro sala, Jorvaskor. Se con lavoro intendi impiegare la mia lama in una sanguinosa battaglia. Ah, ecco la domanda più importante di tutte. Hai bisogno della giumenta bardata? Cerca la vecchia Ulda, ti farà affogare nell'idromele. Ma attento al bardo, Mikael. Strano succhialatte quello. Rovina la reputazione dei bardi. Noi Nord abbiamo una lunga tradizione di poeti guerrieri. Sono orgoglioso di farne parte. Mikael canta solo per l'oro e le attenzioni femminili. Disonora le nostre tradizioni. Possa la tua spada essere acuminata e la tua lingua ancora di più. Questo lavoro mi piace, certo, ma sono comunque pronta ad andare in pensione. Ho pensato di vendere la locanda a Isolda. Cos'è che ti serve, comunque? Non ho fatto nulla. Se cerchi una donna, faresti meglio rivolgerti altrove. Nessuna riesce a resistere a Mikael. C'è un'apposita accademia a Solitude, dove insegnano a cantare, a scrivere versi e a suonare il liuto. Anch'io ho studiato lì. Sono dovuto andar via per colpa di un malinteso con una delle direttrici. A dire il vero, si è trattato più che altro di un malinteso con suo marito. Sono un bardo. Ho studiato all'Accademia dei Bardi di Solitude. I vagabondi come te dovrebbero fare un pensierino e iscriversi. Ti ha chiesto Carlotta di dirmelo, non è così? Mi dispiace, ma quella vedova focosa appartiene a me. È solo che lei ancora non lo sa. Tu sei ragione. Non voglio che qualcuno pensi che non sono capace di trattare con una Nord. Giuro sul mio onore che non disturberò più Carlotta. Un consiglio prima di lasciarti. Le donne adorano i sonetti. Che posso fare per te?
Se hai bisogno di pozioni, prova al calderone di Arcadia. Hai bisogno di qualcosa? Sono tutto orecchi. Ti do il benvenuto. Il verdorato sì, al momento è piuttosto malmesso. La cosa crea più problemi ai pellegrini che a me, ma ormai non ce ne sono molti. Un grande albero morto non è una bella fonte di ispirazione se giungi qui per adorare la divinità del vento e delle piogge. Kinaret dà la vita. Abbiamo bisogno di un albero vivo come suo simbolo. Ci ho pensato molto. Gli alberi come questo non muoiono praticamente mai. Si addormentano. Forse se avessimo un po' di linfa dell'albero che l'ha generato, potremmo risvegliarlo. Ma anche se tu riuscissi a raggiungere il barlume antico, non potresti penetrare la sua corteccia, non con del normale metallo. Se vuoi aiutarmi, prima avrai bisogno di qualcosa con cui tagliarlo. Dovrai vedertela con gli aggravi. Ho sentito parlare di un'arma che hanno creato per sacrificare gli Spriggan. Si chiama Ortican. Le streghe mi fanno troppa paura, altrimenti andrei a cercarla io stessa. Il tuo spirito è forte. I venti di Kinaret guideranno il tuo cammino. Si trova in un nido di Agraven, chiamato Roccia dell'Orfano. Allora, hai ripreso l'Ortican da quei luri di Agraven?